Dopo il successo dello scorso anno, ieri sera nella sala Don Minzoni del seminario sono riprese le lezioni della scuola di formazione teologica San Pier Crisologo. I sei corsi del secondo anno del ciclo triennale tratteranno di ecclesiologia, teologia dogmatica, liturgia, Antico Testamento, Nuovo Testamento e storia della Chiesa. Ripartono questa sera, sempre nella sala del seminario, i corsi della scuola di formazione teologica e a quanto pare l'affluenza sembra ancora maggiore di quella dell'anno scorso. Sì, in effetti è così, siamo molto soddisfatti, anche perché quest'anno è un anno veramente importante, è un anno in cui la scuola di formazione teologica è ulteriormente stimolata dal fatto che fra pochi giorni, esattamente l'11 di ottobre, il Santo Padre, aprirà ufficialmente l'anno, della fede. La scuola di formazione teologica offre anche quest'anno, 5 corsi per gli studenti ordinari. In più ci sarà, a partire dal 12 novembre, un corso di formazione diocesano che sarà aperto a tutta la cittadinanza. Non avverrà come i corsi ordinari qui nell'aula Don Minzoni del seminario, ma presso la parrocchia di San Simone e Giuda, come già avvenne, 2 anni fa. Un corso di formazione diocesano che anche qui ci saranno 5 incontri e con relatori di altissimo livello, mi permetto di citarne alcuni. Uno sarà il Cardinal Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna, e poi Monsignor Luigi Negri, Vescovo di San Marino e Montefeltro. E lo facciamo proprio prendendo spunto dai temi sottolineati dal Santo Padre nella lettera motu proprio Porta Fidei, con il quale ha indetto appunto l'anno della fede. I temi che verranno trattati invece nel corso di formazione teologica della scuola di formazione teologica? La scuola di formazione teologica si compone di 3 anni. Quest'anno siamo al secondo anno, sono 3 anni ciclici però. Iniziamo questa sera con il corso di liturgia. Poi ci sarà l'introduzione al Nuovo Testamento, introduzione all'Antico Testamento e storia della Chiesa, più il corso di formazione diocesana di cui abbiamo parlato poc'anzi. Il numero degli alunni non posso ancora dirlo perché sicuramente almeno da stasera supera quello dell'anno precedente. L'anno precedente avevamo 120 studenti ordinari, ma sono stati 200 coloro che hanno frequentato i nostri corsi. Quindi quest'anno, nonostante il tempo inclemente di questa sera, l'aula Dominzoni è già gremita. Quindi siamo più che soddisfatti di questo risultato e ci auguriamo che il nostro lavoro continui sempre con questo entusiasmo. E se ci fosse qualche ritardatario che ancora non ha avuto l'occasione di iscriversi e che non è presente questa sera, come deve fare? Allora, c'è stata una distribuzione di dépliant in tutte le parrocchie della diocesi, in città, anche in altri ambienti. Comunque chi volesse iscriversi può rivolgersi a qualsiasi parroco che gli saprà dare il numero di telefono della segretaria della scuola o se no attraverso anche l'email della scuola. Poi basta andare sul sito dell'Arcidiocesi di Ravenna, nelle pagine della scuola di formazione teologica, e lì si trovano tutte le informazioni che uno desidera per potersi iscrivere e tutte le informazioni riguardo ai corsi che si svolgeranno quest'anno. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.